Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno a seconda di quando guarderete voi questo video da Ivan Parodi, Massimo Arduino, che vi parliamo dal caffè del teatro. E che teatro, infatti siamo a Genova, Teatro Carlo Felice. E che caffè? Il caffè del teatro. Il caffè del teatro. E per, ci siamo ritrovati qua per la prossima opera in scena, che è La Rondine di Giacomo Puccini. Perbacco, vero, confermo. Tempo di prime assolute, perché ne veniamo dalla messa in scena di Miseria e Nobiltà, e prima genovese questa della Rondine, perché se non sbaglio non è mai stata rappresentata a Genova. Dunque, diciamo che non è mai stata rappresentata al Carlo Felice. Di fatto c'è un unico precedente, ma talmente remoto da non omologarlo quasi, perché è del 1917, l'anno stesso in cui fu fatta la prima di Monte Carlo, venne rappresentata però al Politeama genovese, non al Carlo Felice. Quindi in pratica sono 101 anni, non ci possono essere testimoni oculari che l'abbiano vista, sarebbero in un museo prima ancora di essere in sala all'epoca, quindi effettivamente possiamo dire una prima assoluta. Una prima, almeno per il pubblico sicuramente, di oggi sicuramente. Che si avvicina all'opera di Puccini. Un'opera che ha avuto una genesi un po' particolare, Massimo. Nasce come un'operetta commissionata per il Teatro di Vienna. E direi con un tempismo poco eccezionale, perché viene commissionata per il Teatro di Vienna nel 1914 e di lì a poco scoppia la prima guerra mondiale, noi entriamo in guerra il 24 maggio e fine della commissione, chiaramente, perché i committenti erano diventati nemici improvvisamente, e quindi si sospende tutto. Puccini ci lavora per parecchio comunque in tutto questo periodo bellico, fino a che finalmente nel 1917, a guerra praticamente appena finita, c'è la prima, ma al teatro, l'Opera Garnier di Monte Carlo, che malgrado oggi sia un teatro delizioso, fra l'altro, Monte Carlo sia la città che è di Monaco, all'epoca era una platea minore invece rispetto a Vienna o a Parigi, è decisamente un esordio un po' periferico. E nel frattempo si è però anche modificato il concetto di operetta che doveva essere alla base della commissione, è diventata, perché poi diciamo la verità, Puccini non ha le corde comiche. Forse il Gianni Schicchi, che però è un atto unico, diciamo, ma però inserito poi in un nel trittico dove ci sono cose appunto drammaticissime, sono addirittura un gran guignol come il Tabarro. Per cui diventa poi questo imprinting che ha avuto di un po' di iella iniziale, l'ha oscurata ingiustamente nella fama postuma, un po' perché all'epoca Puccini era morto Giulio Ricordi pochi anni prima e non aveva un ottimo rapporto con Tito Ricordi, quindi l'editore era Sonzogno. Poi ha rifatto pace con la famiglia Ricordi, quindi è rimasta anche l'unica opera di Puccini edita da Sonzogno, e non ne sta, Ricordi non aveva nessun interesse poi a farla rappresentare, Ricordi era una potenza poi all'epoca nei teatri. Quindi viene effettivamente poco rappresentata e vedremo in maniera ingiustamente, mettiamola così, dal punto di vista musicale, ecco. Ma si avvicina più all'opera, diciamo, perché poi nella sua rivisitazione, diciamo, è cambiato anche, se non sbaglio, il librettista, perché all'inizio dovevano essere indicati appunto dalla commissione viennese, poi è stato Giuseppe Adami che ha scritto il libretto di Rondine che vediamo, che poi rivedremo in Tabarro e con Simoni anche in Turandot, quindi era diventato un amico di Puccini. Però si avvicina, diventa un'opera vera e propria. Sì, Rondine. Intanto l'operetta per definizione, secondo i manuali, dovrebbe avere anche delle parti recitate, e qui sono state tolte, qui cantano come nelle opere. C'è molta, però, si chiama proprio canto di recitazione, cioè ci sono un sacco di duetti, se vai a vedere alla fine le famose arie o numeri chiusi, in tutta l'opera ne abbiamo due, che sono un po' poche per una opera in tre atti. In compenso nella musica rimane qualche cosa dell'operetta, ci sono un sacco di balli dell'epoca della composizione, non dell'epoca in cui si svolgeva, accennati, c'è il one step, il foxtrot, il tango persino, e tanto tanto valzer, che il tre quarti invece sulle operette, pensiamo alle Ar, la Vedova Allegra, qualche, appunto, cioè qualche profumo di Vedova Allegra, sicuramente, ma c'è un po' di tutto in realtà qui dentro, come spesso succedeva per Puccini poi, perché... Bene, quindi tra La fanciulla del West del 1910 e il trittico
rappresentato al Metropolitan di New York 1918, arriva la rondine 1917 a Monte Carlo, però scritta in una serie di anni prima, in tanto tempo appunto. Che cosa succede? Qual è la trama di questo? Allora, perché volevo solo ricordare che al Teatro Carlo Felice verrà messa in scena con lo stesso impianto scenico della Traviata, esatto, che andrà in scena appunto nel mese di maggio. È stata una scelta del teatro e della direzione artistica di affidare le due opere alla stessa regia e allo stesso scenografo. Quindi vedremo che cosa comuna anche due opere che possono essere affiancate in modo molto interessante. Si parla in realtà di opera specchio, perché c'è qualche cosa effettivamente dell'una nell'altra. Intanto ci sono più di 60 anni di distanza tra la composizione di una e quella dell'altra, quindi sono 1853 di Traviata, esatto, al 14/17 di quest'opera. Diciamo che le cose che la accomunano sono grosso modo di nuovo la storia di una donna, in questo caso un po' meno Traviata. Ricordiamo che Traviata è un aggettivo, vuol dire quella messa sulla cattiva via, diciamo. Non c'è la morte, non c'è la malattia, che invece è quello che domina tutta la Traviata, e non c'è nemmeno in realtà il riscatto o il padre che non vuole, che è tutto molto attenuato rispetto, però i protagonisti sono molto simili. La protagonista si chiama Magda. Scusami, c'è forse il rimpianto in quest'opera qui? È un'opera... Il mood, come direbbero gli inglesi, è quello della malinconia. Del rimpianto, dell'occasione non colta o che non si riesce a cogliere. Di fatto sono tre atti anche in questo caso. Il primo atto, anche qui siamo a casa di Magda. In realtà non si capisce bene se sia di Magda o del suo protettore. Dicendo questo, Magda è una signora, attenzione, non una prostituta, come è in realtà il caso di Violetta in Traviata. È un'accompagnatrice, diciamo, una mantenuta che viene sfoggiata nelle serate eleganti. E la mantiene questo signor Rambaldo, ricchissimo, e nel salotto di Magda, all'apertura di sipario, diciamo, si disquisisce dell'amore. C'è un personaggio che si chiama Prunier, che è il poeta, viene adombrato vagamente D'Annunzio da Puccini e da Adami in questa figura, che sta dicendo che adesso va di moda l'amore a Parigi, ma è tempo buttato. E Magda racconta che lei ha vissuto l'amore una volta sola, ma che non è nemmeno vero. Le avevano semplicemente offerto, uno studente le ha offerto una birra in un bar, però lei porta questo ricordo come di quest'amore platonico per tutta la vita. Il poeta Prunier, scopriamo che, malgrado dica che lui è tipo da intendersela con Berenice, con Francesca da Rimini, con Salomè, ha una tresca con Lisette che è la cameriera, per cui vola, diciamo, un pochino più basso. In questo scenario, in questo salotto sofisticato, arriva praticamente l'omologo di Alfredo in Traviata, cioè un giovane che viene dalla provincia e viene a Parigi, che si chiama Ruggero. Curiosamente i due non si incontrano nel salotto, perché quando arriva lui, Magda è dietro un paravento che si sta facendo leggere la mano. Il fatto che non si vedano serve per la verosimiglianza di quello che succederà nell'atto dopo. Il primo atto finisce con tutti che decidono di andare, su consiglio della cameriera Lisette, al Boulier, che è un locale, intanto è il locale dove Magda aveva incontrato questo studente tanti anni prima. Ci vanno tutta la compagnia, meno Magda, che li saluta, li vede andare via. Però Magda, usciti questi personaggi, decide anche lei poi, travestendosi però non da Galesio, ma travestendosi da Grisette, diciamo, da accompagnatrice di bordo molto più basso rispetto al suo stand, decide di raggiungerli. In tutto questo, musicalmente, quasi subito, il poeta racconta di aver composto una canzone che è l'aria più famosa di tutta l'opera. Di solito molti soprani la portano nelle audizioni, che è Chi il bel sogno di Doretta, che è proprio quella che è rimasta la canzone più famosa tratta. Parlo di canzone perché Puccini era stato accusato un po' di canzonettismo quando era uscito quest'opera. In realtà è un'aria bellissima, difficilissima, viene portata nelle audizioni come pezzo virtuoso, fra l'altro. Aria, fra l'altro, come si dice, pleonastica, perché non fa avanzare la vicenda di niente, è una cosa che viene, si vede, suonata prima dall'autore per poche battute, cioè da Prunier, e poi cantata da Magda. Fine primo atto.
nel secondo atto si incontrano tutti al Boulier come nelle soap opera, che sembra sempre ci sia un solo locale dove tutti vanno a incontrarsi. Magda finge di non riconoscere la sua cameriera, che addirittura ha i suoi vestiti, è accompagnata da Prunier e stanno giungendo, vedo delle cose, sì. E niente, a questo punto viene, i quattro intonano un brindisi tristissimo, a conferma che il mood dell'opera, normalmente il brindisi è allegrissimo, e Magda ritrova questo studente Ruggero, che non era quello di prima, ma che le offre la birra, e quindi lei capisce che è il grande amore. Stavolta non vuole perdere l'occasione. Interrompo Massimo perché è arrivato il momento del caffè. Buonasera. Allora, io il caffè lo trasformerei in un'acqua minerale, se fosse possibile. Io ho caffè invece. Gasata, grazie. Io invece caffè macchiato, per favore. Grazie. Certo, perché se allora chiariamo che cosa sta succedendo prima del terzo atto. Abbiamo un ospite che però noi stiamo registrando tra una prova e alla vigilia poi di altre prove. Quindi sapete che i cantanti non è che possano parlare come gli esseri umani normali. Quindi adesso vi faremo vedere chi arriva, con l'impegno di farlo parlare pochissimo, soprattutto quando hanno finito di macinare il caffè, perché se no dovrebbe anche addirittura urlare. Tanto facciamo accomodare Stefano Antonucci davanti, perché siamo in un bar e quindi la cosa. Allora, buonasera. Stefano Antonucci in persona, prego, che lo abbiamo appena nominato, è un rambaldo conclamato, si direbbe, no? Nel senso che In che senso? Nel senso che ne ha fatti qualcuno. Beh, ho fatto qualche produzione qualche anno fa a Venezia. Quello con la Cedolins, giusto? Con Gran Vic. La regia di Gran Vic. Certo. Una bellissima produzione, ambientata negli anni 50, molto sofisticata, ricordo. C'era questo secondo atto, veramente sembrava quasi un film di Francis Ford Coppola. Sì, c'erano le vespe, i danzatori acrobatici, ricordo questa... Però era molto azzeccata come regia e anche molto ben... C'era una scenografia bellissima. Per Bacco. Oggi è un po' in uso, no? Quello di trasferire l'epoca... I cambi di tempo e di luoghi, anzi, ogni tanto anche in maniera molto ardita, per giunta. Ho fatto casualmente anche una rondine a Firenze con la regia di Dennis Creef, anche quella però abbastanza astratta come scenografia, e non era sicuramente l'epoca neanche di ambientazione. E questa, da come ho visto la scenografia, conoscendole, che poi non è la stessa scenografia di Traviata, è la stessa macchina scenica, sì, mettiamola lo così, stesso impianto scenico, è anche questa abbastanza astratta, cioè non dà riferimenti, si svolge abbastanza in un luogo pieno di pianoforti. Bisogna chiedersi forse che luogo sia, perché sia un luogo ricco, certo, di pianoforti, ma insomma questa non si sa se è la casa di Rambaldo, nella quale avvengono delle feste a cui lui partecipa anche qualche volta un po' malvolentieri, diciamo così, un po' come quasi costretto, oppure è la casa che lui ha regalato a Magda. Questo sì, non tra l'altro non è chiaro nemmeno poi nel libretto, no, originale. Non è chiaro questo, nel libretto, è chiaro però il rapporto che c'è fra Rambaldo e Magda, e in questa messa in scena di Giorgio Gaglione il rapporto fra questi due personaggi è già molto logorato. Loro stanno insieme già da molti anni e sono ormai perennemente in crisi, è una coppia nella quale non ci sono più dolcezze, non c'è neanche una mezza carezza, insomma, quindi Gaglione ha voluto proprio che già il nostro rapporto fosse in crisi. Fosse predisposta Magda a cercare l'altrove, qualche cosa. Però Rambaldo dall'alto della sua esperienza, diciamo, sa che lei non...
sì, non porterà in fondo questa storia. Per certi versi la figura di Rambaldo poi non è una figura negativa, è una figura molto moderna da certi punti di vista, nel senso che più che il cattivo è qualcuno che è un uomo del suo tempo, sì. Andava di moda a farsi mantenere, c'era chi faceva questo. Nel finale fa anche una curiosa figura generosa, accettando di riprendere comunque Magda offrendo del denaro. Forse lui l'ha sempre aspettata, e qui ci sono un paio di, diciamo, di piccole forzature che però ci stanno assolutamente nel, come scelta registica. Ecco, Rambaldo che le fa un regalo molto costoso nel primo atto, che non viene apprezzato quanto Rambaldo avrebbe voluto che venisse apprezzato, e invece nel secondo atto, quando scopre la tresca con il figlio del suo amico, certo, d'infanzia, salutandola le lascia proprio a mo' di mancia una cosa un po' offensiva, se vogliamo, che fa il rimando con l'opera Specchio Traviata, se vogliamo, sì, in quello, come, sì, al contrario, ma sì. E ci sta, ecco, anche questo aspetto un po' crudo, un po', certo. Secondo lei come finisce? Nel senso, non so come, sì, in realtà è quella la domanda, perché non essendo un'opera, in finale è effettivamente un finale aperto. Magda è ovvio che non è un'educanda, e si doveva aspettare che prima o poi lui venisse a sapere che quando viene chiesta in moglie capisce, fa questo atto qui, però prima cosa pensava? Ti aspettava che fosse lui a ripudiarla? Chi lo sa? No, probabilmente, diciamo, nell'idea pucciniana Magda è più giovane, decisamente più giovane di Rambaldo. Qui forse il regista la vede già molto più avanti negli anni rispetto, sì, a Ruggero. Il giovane Ruggero, giovane. Qui palesemente. Quindi sì, è veramente un sogno impossibile. Nasce già minato in partenza. Da parte sua. Sì. Poi quando lei in ogni caso scopre che Ruggero ha parlato con la madre, che la vuole sposare, vogliono dei figli. Sì. Questa scena curiosa dove uno ha una bella notizia nella lettera e contemporaneamente lei una notizia brutta invece, no? Sì, infatti quando le viene fatta questa domanda, siete dunque felice, lei risponde interamente, come se in realtà dicesse non sono affatto felice così. Quando le viene prospettata quindi una vita molto tradizionale, una vita di campagna con figli e quant'altro, quella che Traviata aveva trovato nel suo secondo atto, certo, diciamo. Cioè, ci sono delle analogie, qualche rimando. Senta, com'è essere diretti? Perché qui abbiamo visto, da quello che diceva, che si recita tanto oltre che cantare. Giorgio Gaglione è la persona giusta al posto giusto, nel senso, un regista che viene dalla prosa dovrebbe dare sicurezza al cantante, sì, sì, oppure mette ansia perché sa pretendere. No, certamente è molto bello lavorare con lui, io lo conosco da moltissimi anni. Sì, ricordiamo che è genovese, Antonucci, lei. Sì, e poi io ho fatto qualche anno il teatro di prosa prima di iniziare, diciamo, sì, è una figura ibrida in l'avventura caso del canto, quindi lo conosco Giorgio da 40 da qualche anni, mese, insomma, sì. E è chiaramente un lavoro molto impegnativo, e in questo primo atto lui ha mosso tutti i personaggi come una coreografia, insomma, con dei tempi che devono essere precisi. Ecco, non è il classico regista che dice va bene, sì, entri, sì, da cantate, qui e poi devi l'uscita, cantare, questo è l'ingresso, sì, sì. Però è bello, almeno per me è sempre affascinante lavorare con i registi che cercano comunque di costruire qualcosa, anche se poi il personaggio di Rambaldo è presente solo in due atti e non è caratterizzato più rispetto a Magda che non in sé per sé, non c'ha, sì, un'aria, no, sua, no, qui effettivamente sono pochissime le aree, diciamo che ce n'è poco, due in tutta la Rambaldo effettivamente canta molto poco, però ecco,
credo che venga forse un po' più fuori con questa impostazione registica. Ma avevamo promesso. Io vi interrompo perché sì. Da buona tradizione del caffè del teatro chiediamo a Stefano Antonucci se gradisce qualcosa, un caffè o volentieri. Perfetto, allora facciamo siamo qua. Arrivare. Tra l'altro noi avevamo promesso di non farlo parlare, lo stiamo facendo parlare moltissimo. Buonasera. Un caffè, grazie. Un caffè del teatro. Grazie. Quindi noi stavamo nella nostra registrazione, stavamo un po' raccontando quella che è l'opera proprio. Siamo arrivati dove? Al secondo atto, praticamente al secondo atto dove c'era l'unione tra finalmente Magda coglie l'occasione trovando il pretesto, di nuovo le viene offerta una birra, poi in fondo in realtà questo sogno amore di Magda era estremamente casto, perché non era successo quasi niente con questo famoso studente io intanto, qui grosso modo si ripete la stessa situazione, e Rambaldo che aggiunge in questo locale da Boulier, che fra l'altro una cosa lievissima in verosimiglianza, Ruggero l'avrà vista che Magda frequentava Boulier, quindi non sembrava un'educanda, forse, chi lo sa, anche qui c'è lei si è trasformata certo, rispetto al come era conciata nel primo atto. Non si erano visti grazie al paravento, all'escamotage, alla si sa che nell'opera c'è sempre qualche forzatura, no? ogni tanto devono andare a posto per forza le cose. Vabbè, ma è anche abbastanza così curioso il fatto che lei dice chi mi riconoscerebbe, in realtà lei capita la riconoscono proprio tutti. Eccetto forse Lisette da Brunier, no, però gli altri invece, Lisette la riconosce benissimo e secondo me grazie ostenta i suoi vestiti, quella schermaglia che c'è fra loro in realtà è un gioco fra due femmine che sanno benissimo quali sono i giochi delle parti, chi è chi è quello che si deve celare, insomma, dietro a quelli che si deve fare. A quel punto giunge appunto nella fattispecie anche Rambaldo e non capisce subito a questa cosa di ma qual è, che cosa succede. Dovrebbe capire perché Rambaldo capiti da noi, lo dicevo prima, sembra quelle soap opere dove vanno tutti in un unico bar, anche se è Washington, non la città, perché deve succedere qualcosa per forza e quindi si ritrovano tutti in questo lì, curiosamente, in questo luogo, questa specie di commedia, ed è lì che comunque Rambaldo scopre che lei gli dice che vuole essere felice, che vuole coronare questo sogno, vuole riprendere questa sua seconda occasione come se fosse rispetto proprio a uno studente, e Rambaldo diciamo profeticamente le dice possiate non pentirvene, e lei in realtà già prima che in questa messa in scena Rambaldo e anche i personaggi del primo atto compaiono alla fine come fantasmi, lei si è già ricreduta assolutamente, tant'è vero che lo lascia certo, Ruggero certo. Nella disperazione. La perla musicale del secondo atto è il quartetto, il cosiddetto Brindisi, che giusto per rimanere sul fatto che le caratteristiche dell'operetta vengono smentite, prego per entrare nel caffè, da Puccini quasi in continuazione, è uno dei Brindisi più tristi della storia dell'opera, effettivamente è un quartetto a cui poi si aggiunge anche il coro, canta un sacco di gente, è bellissimo direi. È un atto stupendo e anche un finale. Io mi chiedo come mai in fondo la rondine, che forse viene un po' riscoperta soltanto in occasione del centenario, ma in realtà è dal 17 che c'è questo. Perché è un'opera che meriterebbe di essere molto più rappresentata, vale altre opere di Puccini, sì. È sempre stato questa, ma lo dicevamo con Giuseppe Acquaviva, che molto spesso la gente dice ma forse è un Puccini giovanile, ma neanche per solo, è tra la fanciulla dell'Oeste e il Trittico, qui dopo c'è solo Turandot, voglio dire, poi poverino Puccini a 66 anni se n'è andato. Terzo atto, mentre tra i primi due atti praticamente sono quasi contemporanei, è passato poco tempo, il terzo atto invece vede passati almeno 6 mesi, cioè sono successe delle cose, sono andati a vivere a Nizza, hanno lasciato Parigi i due amanti in fuga, ma le cose non stanno andando bene palesemente, Ruggero ha più debiti che soldi ormai, è pieno di fatture da pagare, Magda stessa quando sente parlare di che bello una famiglia, da un lato dice che bello, ma dall'altro lato dà anche l'impressione di che questa famiglia piena di figli sia un mezzo incubo poi. No? Sì, non è sicuramente convinta di quel tipo di
di vita futura, come abbiamo detto prima. Certo. Per cui lei torna, lei sa che Rambaldo è disposto a riaccoglierla, e non si sa quanto convinta o comunque ormai abituata a un certo tipo di vita, un certo tipo di comodità, un certo tipo di ricchezza. Insomma, finché l'amore dura, sì, ma si capisce. In questo caso è molto moderna la situazione, perché ricordiamoci, rispetto lì non c'è la malattia, non c'è l'eroina che muore, ma muore l'amore, che forse è più triste ancora. In questo caso, fra l'altro, arriva Prunier, anche lì la famosa coppia comica, diciamo, Prunier e Lisette. Lisette ha voluto esordire come cantante, fra l'altro una delle rare commedie che alla faccia della scaramanzia si evocano i fischi in scena. C'è stato proprio un fallimento, lei è stata fischiata, generalmente si evita di parlare di queste cose, e Prunier invece ha praticamente un'ambasciata da parte di Rambaldo, gli dice guarda che ti accoglierebbe se tu torni. Arriva un altro topos classico dell'opera, la lettera, che in questo caso però viene letta dal destinatario, invece è quella lettera che a uno porta una buona notizia e a lei no. E qui siamo poi al finale, nel senso, il finale della seconda versione in realtà è uguale a quello della prima versione, perché ce ne saranno poi, nelle varie riscritture, ce n'era anche una dove si prevedeva che Ruggero ripudiasse Magda, anche un rientro di Rambaldo, un rientro di Rambaldo in scena del terzo atto, che venisse proprio fisicamente a riprendersi. Sì, infatti Magda, per qualche ragione, era un'opera che forse Puccini stesso non considerava risolta completamente. Alla sua morte aveva ancora degli appunti, cioè stava ancora lavorando al finale della Rondine, oltre che a quello di Turandot, in realtà aveva un po' tante cose da fare. E chissà se anche per questo è un'opera che non è stata apprezzata quanto avrebbe dovuto esserlo, è stata quasi considerata alla stregua di un'operetta, e tutt'altro che un'operetta. Se uno si aspetta di vedere un'operetta rimane deluso, diciamo, se uno si aspetta di sentire dell'ottima musica, certo, rimane sicuramente contento. E il finale è proprio... Il finale è, fra l'altro, una delle cose veramente più straziante, perché Magda decide di lasciare, ovviamente, malgrado la famiglia di lui abbia consentito al matrimonio, lei gli dice, gli si rivela, se vogliamo, sapendo che Rambaldo comunque la accetta, la recupera, e si allontana con, parlavo prima con loro, una cosa, Puccini ogni tanto cifrava e metteva delle cose in musica da far capire e non capire. In questo caso Magda esce di scena e su una specie di eco di campana fa un lamento, in realtà lancia un'unica nota che è un la bemolle. Tanto la bemolle, se uno ci pensa e va a vedere in partitura, è la nota a metà tra sol e la, sola, finisce proprio così, come se avesse voluto firmare la condizione di solitudine di Magda che esce da una parte. Non ci sono, però, siccome ne aveva già fatte invece nella sua vita un sacco di volte, anche delle gaglioffate aveva nascosto, sì, poi all'interno di molte opere, chi lo sa, perché la bemolle, fra l'altro, armonicamente è anche strana rispetto alla nota, chi lo sa che non abbia voluto rifare, ma è una mia illazione totale. È molto interessante quello che dice. Intanto me la gioco da musicologo, ogni tanto tiro fuori qualche cosa, poi può darsi che mi ritorni in testa, invece pronto a essere smentito in qualsiasi momento, però ci starebbe tutto. Puccini le faceva queste cose, ci teneva molto. Quando viene nominata Salome, lui mette due battute della Salome di Richard Strauss sotto, due accenni fatti. Voglio dire, lui aveva questi, soddisfatto di come stanno andando le prove, di come sta venendo. Sì, assolutamente, un ambiente molto amichevole, è stata un'esperienza veramente bella, diciamo. C'è un cast molto equilibrato proprio come personaggi, i giovani, sì, sono giovani, meno giovani anche. Sì, i Rambaldi hanno i capelli bianchi. L'importante è averli i capelli, altrimenti non bianchi, non importa il colore. No, diceva Giorgio Gaglione, che è mio coetaneo, ha molti capelli, che se avesse dovuto fare della prosa con questo cast avrebbe scelto questi, venivano bene anche per fare la prosa. Il fatto che siano cantanti è un accidente, diciamo, poteva, le avrebbe scelti lo stesso anche. Speriamo per recitare. Che non sia proprio un accidente quando dovremmo cantare. Era per accidentale, accidente, ovviamente. Okay. Dunque, intanto noi ringraziamo ovviamente Stefano Antonucci, che grazie, è venuto. Grazie a voi. Mi ha detto che non parlava, l'abbiamo fatto, però noi non siamo innocenti, adesso c'è tempo per riposare, abbiamo parlato piano, per preso il caffè. Non è per lo so che non è uno snobismo, è vero, voglio dire, prima, però no, ma insomma
importante non, non urlare, ecco, però non è che, ecco. Da quel punto perché sono sempre un po' schivo a questo ecco, tipo ma di... noi ci eravamo già visti in studio invece quando la facciamo trovo, Lucia sì, la trovo estremamente molto più disinvolto, non so cosa è successo in questi ultimi tre anni, ma è, ha fatto televisione no, diciamo è passato qualche anno e... sì sì, non è, non è assolutamente schivo, anzi torni a trovarci assolutamente. A questo punto vi aspettiamo ovviamente al Teatro Carlo Felice, sì, ricordiamo che la Open Day anche prima di domenica c'è l'Open Day. L'Open Day prevede visita a Teatro Guidardi. Poi ce l'hai tu l'Open Day? No, l'Open ce l'ho Day io non forse, ce l'ho io. Ma adesso in qualche modo basta girare questo foglio e magicamente non c'è scritto, ma invece in questo foglio c'è scritto. Abbiamo questo tavolo. Allora, l'Open Day è domenica 18 marzo alle ore 14, visite guidate agli allestimenti, che vale la pena di vedere. Ore 15, primo foyer, presentazione del libro Il mio mistero è chiuso in me. E si direbbe di l'argomento, già si capisce, le vite e opere di Giacomo Puccini. Presente l'autore Emiliano Sarti. Modera Stefano Mecenate, editore che lo fa gratuitamente dal cognome sembrerebbe, invece non credo. A seguire, tè con i dolcetti offerti al pubblico, io verrò a quest'ora, no, vengo prima sicuramente. Ore 17, in sala, assaggio musicale del terzo atto della Rondine, quindi... Antonucci non c'è, dunque perché il terzo atto non si ferma soltanto come un fantasma del passato. Sì. Vabbè, basta venire per i dolcetti, poi un terzo atto. Allora, corner dedicato nel foyer. Ecco, segnaliamo Associazione Lipu per informazioni e curiosità sulla vita delle rondini. È bello questo perché trattandosi di rondine, questa cosa mi piace. Giustamente. Poi. Ricordiamo quindi la rondine in scena dal 21 al 25 di una marzo. Una rondine in questo caso, lo diciamo, la scemata fa primavera. Fa primavera dal 21 al 25 di marzo, Teatro Carlo Felice. Noi vi ringraziamo, grazie. Siamo certi di avervi incuriosito. Ringraziamo Stefano Antonucci che ha partecipato al nostro, alla nostra chiacchierata, al grazie, nostro caffè e vi voi. Aspettiamo in teatro. Buon proseguimento. Grazie, grazie a tutti. Grazie.